Bene, allora buonasera a tutti. Allora, se si accomodano anche gli ultimi, secondo la teoria del Big Bang caldo, l'universo è stato generato da un grande calore. Poi, la radiazione, quando si è raffreddata, la radiazione si è trasformata in materia e ha generato tutte le cose che stanno intorno nel nostro mondo, tutte le cose che stanno vicino a noi. E per saperne di più questa sera abbiamo qui la fortuna di avere il dottor Paolo Padovan dell'ESO in Germania, che con la sua conferenza dal Big Bang ai pianeti ci farà capire cosa potrebbe essere successo durante il Big Bang, durante questo corso. In un'ora ci spiegherà un po' tutto. Prego, Paolo. Grazie mille. Buonasera a tutti. Ai presenti, anche chi ci sta guardando in online. È un grandissimo piacere tornare a parlare di astronomia dal vivo. È la seconda volta che lo faccio in un mese e mezzo, quindi vuol dire che le cose stanno tornando verso la normalità. Sono Paolo Padovani, lavoro in Germania, a Monaco, al European Southern Observatory. Due parole, l'ESO è uno degli enti astronomici internazionali più importanti del mondo. Dell'ESO fanno parte 16 stati europei, tra cui l'Italia, questo spiega il fatto che ci lavori. Poi c'è il Cile, che ha i telescopi, e l'Australia, che è uno stato membro, che è anche un partner. Questa sera vi racconto una storia, però non è una storia qualunque, è la madre di tutte le storie. Senza questa storia non ci sarebbe nessuno qui oggi a ascoltare o a raccontare la storia. Quindi è veramente, se quello che vi dico stasera non fosse successo, non saremmo qui oggi a ascoltare e a raccontare queste cose. È una storia molto complessa, che vi ho semplificato notevolmente, ma che richiederà tutta la vostra attenzione e concentrazione per un'ora. Ve lo dico subito. Allora, cominciamo dal punto fondamentale che faccio ogni volta che parlo di queste cose. Nell'universo tutto è governato dalla fisica, dalle leggi della fisica. Il Sole è una gigantesca centrale nucleare, a fusione, guidare l'auto richiede la fisica, giocare a tennis, avete a che fare con la forza di gravità, avete a che fare con l'attrito dell'aria. Avete a che fare con le leggi dell'elettromagnetismo, la luce del sole che arriva, il momento torcente del gomito, tutto è fisica. Ma la fisica, il linguaggio della fisica è la matematica. Galileo l'ha capito 400 anni fa. L'universo è scritto in lingua matematica. Quindi io stasera ho dovuto tradurre dalla matematica, che è il linguaggio che noi usiamo per parlare di queste cose, a un linguaggio più comune. Perché voglio che anche chi non è un esperto di queste cose capisca di cosa si sta parlando. Però userò delle analogie, vi darò dei numeri, delle scale di tempi, di distanza, di masse, perché capiate esattamente l'immensità di quello di cui stiamo parlando. La storia di oggi è come siamo arrivati dal nulla, sarebbe il Big Bang, a noi che siamo su un pianeta piccolino che ruota attorno a una stella media in una galassia spirale medio grande, in 13,8 miliardi di anni. Quindi lo scopo di questa serata è di raccontarvi i punti fondamentali che hanno permesso che noi fossimo qui stasera a parlare e ad ascoltare. Allora, questo è l'universo a t uguale a zero. Là in alto a destra vi farò vedere l'età dell'universo, ok? Quindi iniziamo con secondi, mesi, anni, miliardi di anni e così via. Questo è l'inizio dell'universo. Non c'è niente da vedere perché non c'è assolutamente nulla. Non c'è un qui, non c'è un là, non c'è un prima, non c'è un dopo, non c'è assolutamente nulla. Nulla di nulla. Ogni tanto da questo nulla appaiono delle fluttuazioni quantistiche, dal nulla, e poi scompaiono. Una di queste, per motivi che nessuno sa, rimane. Questa fluttuazione
è microscopica, è più piccola di miliardi di volte più piccola delle dimensioni di un nucleo atomico, è caldissima e tutto quello che conosciamo noi è là dentro. Tutto quello che saremo noi, le stelle, i pianeti, i nostri atomi, tutto è là dentro, appare dal nulla. Appare, però noi t uguale a zero non possiamo sapere cosa succede, perché la fisica che conosciamo ci spiega l'universo a iniziare da questo momento. Un 1 preceduto da 42 zeri, quindi 0,42 zeri e 1. Noi in relazione astronomica scientifica diciamo 10 alla meno 43 secondi, è un tempo microscopico, piccolissimo, però al momento più in là di questo, più indietro di questo tempo non possiamo andare, perché dovremmo riuscire a fondere la gravità con la meccanica quantistica e ancora nessuno ce l'ha fatto, neanche Einstein, che ha speso circa 30 anni della sua vita cercando di fare questa fusione e non ci è riuscito. Quindi l'universo che conosciamo inizia non da t uguale a 0, ma da t uguale a 10 alla meno 43 secondi. A voi sembrerà una cosa inutile da dire, però per noi scienziati fa la differenza. Più in là di così non si può andare. Nulla è noto o neanche conoscibile, perché la legge della fisica attuali non ci permettono di arrivare a questi stati. Allora, questa cosa, questa fluttuazione, è caldissima. Poi dico miliardi di miliardi, mai di più. Una cosa incredibile, è piccolissima. Ripeto, una cosa che è più piccola del nucleo di un atomo, però questa cosa che è apparsa non è statica, ma si sta espandendo. E quando una cosa si espande, un gas si espande, si raffredda. Quindi questa cosa, che è iniziata a essere caldissima, col tempo inizia a raffreddarsi. Allora, vi spiegherò quello che succede nei primi attimi dell'universo usando solamente due leggi della fisica. La prima, ne ha parlato prima chi l'ha presentato, è la famosa equivalenza massa-energia, la famosissima E uguale a mc quadro di Einstein, l'equazione più famosa del mondo e la meno capita, secondo me, che vuol dire semplicemente che io posso convertire l'energia, la luce, in materia e la materia in luce, e tramite questa costante che è la velocità della luce al quadrato, che è un numero elevatissimo. L'altra legge della fisica che userò è la conservazione della carica, nel senso che se io creo una particella positiva, devo creare anche la sua antiparticella, perché la carica all'universo è conservata, è uguale a zero. Se creo un protone, devo creare anche un antiprotone, che è come un protone, ma la carica opposta, negativa. Usando queste due leggi vi spiegherò che succede nei primi momenti dell'universo. Un'altra cosa che farò, e che in genere non si fa, quando facciamo queste conferenze sembra che sappiamo tutto. Non è vero, abbiamo un sacco di cose che non sappiamo. Intanto apparirà questa striscia che dice problema aperto, cose che ancora non abbiamo risolto, magari i più giovani qui potranno un giorno arrivarci se fanno astronomia, astrofisica. Il punto che voglio fare è che non sappiamo tutto e che abbiamo delle cose ancora da scoprire. Il problema aperto è da dove arriva questa fluttuazione, perché rimane e che succede prima di 10-40 secondi. Qui sono problemi molto aperti che ancora non riusciamo neanche a affrontare. Quindi intanto apparirà questo cartello che vi dice che la cosa è ancora da studiare. Allora, abbiamo questo universo iniziale in cui abbiamo un caos, nel senso che abbiamo luce, fotoni sono quelli che portano la radiazione, quella che vediamo noi anche con gli nostri occhi. Fotoni si scontrano e producono coppie, particella antiparticella, perché la carica deve conservarsi. Protone, carica positiva, antiprotone. E questo, in questo caso abbiamo l'equazione E uguale a mc quadro, dove l'energia diventa massa, la radiazione diventa particelle. Ma quando poi le due particelle create si ritrovano, un protone e un antiprotone si annichila e produce energia. Quindi qui abbiamo la cosa opposta, abbiamo la massa che diventa energia. E questo succede in continuazione. I fotoni si scontrano, producono particelle, le particelle si ritrovano e producono fotoni. E questo è un caos, tra virgolette, perché è governato dalle leggi della fisica.
Cosa succede in continuazione? Per i protoni, per i quark, per i gluoni, tutte le particelle che conosciamo noi, elettroni, succede in continuazione. Quello che si chiama il brodo primordiale. Ora, la fisica ci dice che più alta la temperatura dell'universo, più alta è l'energia dei fotoni, della radiazione. E quindi, siccome l'energia diventa massa, maggiore è la massa delle particelle che posso creare. Ok? Quindi, un universo più caldo può creare particelle più massicce, più pesanti. Però, come detto prima, l'universo non è statico, si espande, la temperatura sta diminuendo. Ok? E, come dicevo prima, questo è il brodo primordiale. Abbiamo tutti questi scontri incredibili tra fotoni che producono particelle, particelle che si annichilano e fanno fotoni. E tutto questo governato dalla legge della fisica in un universo che però si sta lentamente raffreddando. Allora, siamo arrivati a ben un decimo di millesimo di secondo dal T uguale a zero. Ok? La temperatura è di soli 10.000 miliardi di gradi. Ricordate che prima era miliardi di miliardi. Si era fatto così tanto l'universo che adesso è solamente 10.000 miliardi di gradi. L'energia della radiazione adesso non è più sufficiente, non è più alta, non riesce più a creare le coppie di protoni e antiprotoni. Quindi questa reazione per i protoni e antiprotoni è finita. Vuol dire che quello che c'è, c'è. La creazione di protoni e antiprotoni non va più avanti. Ma allora vi direte voi, però ho creato queste coppie prima, adesso le coppie si ritrovano, si annichilano e non rimane niente, perché vi ricordate, vi ho detto prima, che quando creo una coppia, una particella, devo creare anche la sua antiparticella, quindi l'universo possiede particella e antiparticella. E invece no. Ogni volta che ne parlo, vi giuro, mi viene la pelle d'oca. Ogni miliardo di coppie protone-antiprotone c'era un protone in più, spaiato, rimasto lì, e nessuno sa perché. Problema aperto. Nessuno sa perché. Questa si chiama la antisimmetria materia-antimateria. C'è un pochino in più di materia dell'antimateria, una parte su un miliardo in più, e nessuno sa perché. Senza questa parte in più, l'universo sarebbe fatto di radiazione, perché le particelle rimaste sarebbero annichilate totalmente. Avremmo un universo fatto di luce e noi non saremmo qui, perché noi siamo fatti di massa, di materia. Grazie a questa antisimmetria abbiamo che, ripeto, ogni miliardo di coppie, ce n'erano tantissime di coppie, vari miliardi, rimane questo protone da solo. Non può annichilarsi con nessuno. Protone moltiplicato per il numero di coppie, quindi svariati miliardi di protoni in un universo. Ripeto, ogni volta che lo dico, lo spiego, mi viene la pelle d'oca, perché senza questa simmetria non saremmo qua noi. L'universo continua a raffreddarsi, 100 secondi, comincia a essere abbastanza anziano. Temperatura di soli 5 miliardi di gradi, a questo punto la radiazione non può neanche più creare elettroni e antielettroni. Basta, finito. Però, guarda caso, ogni miliardo di coppie elettrone e antielettrone c'è un elettrone in più, spaiato da solo, che non ha nessuno con cui annichilarsi. Quindi dopo questa temperatura, dopo questo tempo, 100 secondi, abbiamo un universo dove abbiamo protoni, carichi positivi, elettroni, neutroni che sono neutri, radiazione, luce, e neutrini che non ci interessano. Quindi dopo tutto il caos iniziale, l'universo dopo soli 100 secondi comincia un pochino a avere delle particelle che un po' conosciamo, ok? Siamo ben lontani ancora dall'universo che conosciamo noi, però la direzione è quella lì. Tutto grazie a questa simmetria materia-antimateria. Allora, adesso iniziano a formarsi i primi nuclei atomici, quindi vi ricordo brevemente cosa sono gli atomi. Gli atomi sono fatti di un nucleo che ha al centro protoni e neutroni, questo qui è l'atomo di elio, che ha due protoni e due neutroni. Le proprietà di un atomo, di un elemento, sono date dal numero di protoni, ok? Quindi è quello che determina il tipo di elemento. Un protone idrogeno, due protoni elio, tre protoni litio e così via. Abbiamo anche i neutroni,
E attorno a questo nucleo gli elettroni, che non sono però in orbita come si pensa, come si può pensare, ma sono sparsi in una nuvoletta non ben definita, perché la meccanica quantistica dice che non possono stare in un posto ben preciso, sono tutti sparsi attorno a questo nucleo. Comunque il punto fondamentale è che abbiamo un nucleo, protoni e neutroni, e poi gli elettroni attorno. E questa è la famosissima tavola periodica degli elementi, in cui fa vedere tutti gli elementi. Quindi abbiamo, ripeto, idrogeno, un protone, elio 2 protoni, litio berillio, carbonio 6, ossigeno 8 e così via. I neutroni non contano niente? No, contano moltissimo. Tipicamente il numero di neutroni è circa pari a quello di protoni. Tipo il carbonio 6 ha 6 protoni e 6 neutroni e si chiama carbonio 12, perché la somma di 2 fa 12. I protoni sono positivi, tenderebbero a respingersi. Quando si avvicinano abbastanza, però, la forza forte li lega, ma non li legherebbe abbastanza se non ci fossero i neutroni, che sono neutri e che danno un po' di colla in più al nucleo, che riesce a rimanere assieme. Quindi i protoni determinano le proprietà degli elementi, i neutroni sono lì a fare da collante. Allora, dopo un tempo che va dai 3 ai 20 minuti, cominciano a formarsi nell'universo i primi nuclei atomici. Allora, fino adesso ce n'era uno solo, quello di idrogeno, perché un protone da solo è un nucleo di idrogeno, perché vi ricordo che l'idrogeno ha un protone. Gli altri nuclei come si formano? L'universo è ancora caldo abbastanza da favorire questa reazione. Un protone e un neutrone si attraggono, si fondono e formano un nucleo di deuterio. Due nuclei di deuterio si fondono e formano un nucleo di elio. L'elio ha due protoni, l'elio 3, e un neutrone. E il neutrone in più viene sparato fuori. Abbiamo il primo nucleo di un altro elemento che non sia l'idrogeno. In questo caso è l'elio. L'universo ha creato il primo nucleo oltre all'idrogeno. Ora immaginate, l'universo cerca di creare questi nuclei. Per convincere due nuclei di deuterio a avvicinarsi, a fondersi, i nuclei di deuterio hanno due protoni che tendono a respingersi, ci vuole una temperatura dell'universo molto elevata, che li faccia avvicinare un po' e fondere. Ma se la temperatura è troppo elevata, gli scontri tra particelle di elio 3 appena formate li fanno distruggere. Quindi deve essere temperatura elevata ma non troppo, esattamente in questa finestra temporale, tra i 3 e i 20 minuti. Ok? Dopo i 20 minuti non succede più niente, arriviamo un attimo a questo punto. La fusione dei nuclei atomici è finita perché l'universo è troppo freddo per convincere i protoni a fondersi e formare elementi più pesanti. 300.000 anni abbiamo questi nuclei di questi elementi, vi dirò fra un attimo quali sono, e gli nuclei atomici. Per fare un elemento ci vuole il nucleo più l'elettrone attorno. Fino a 300.000 anni meno qualcosa, gli elettroni cercavano di avvicinarsi a questi nuclei, ma venivano continuamente spazzati via dall'universo, dalla radiazione che era troppo calda, e continuava a strappare gli elettroni dai nuclei. Dopo 300.000 anni arriva quella che si chiama la ricombinazione. Gli elettroni riescono finalmente a ricombinarsi con i nuclei e a formare i primi elementi. La temperatura adesso è scesa sotto i 3000 gradi e questo fa sì che gli elementi non vengano più distrutti dalle collisioni continue con la radiazione. Dopo 300.000 anni abbiamo un universo che è riuscito a fare 3/4 di idrogeno creati grazie alla simmetria materia-antimateria, 1/4 di elio grazie alla fusione di atomi di deuterio e una spruzzatina di litio, che sarebbe il terzo elemento. Basta. In 20 minuti, l'universo è riuscito a fare solamente 3 nuclei atomici. E dopo 300.000 anni, gli elettroni si agganciano a questi nuclei e abbiamo un universo fatto solamente di questi 3 elementi. Un po' pochini, perché ad esempio noi respiriamo ossigeno, siamo fatti di carbonio e altri elementi, quindi dopo 20 minuti, anzi 300.000 anni per essere presenti per gli elementi, l'universo, diciamo che non può portare a noi qui stasera che parlo io e voi che mi ascoltate. Mancano ancora un sacco di elementi. Da dove arrivano tutti gli elementi che conosciamo noi?
arrivano grazie a una forza di cui ancora non ho parlato, che sarebbe la gravità. La gravità è la forza che attrae due masse. Io sono qui, non volo per aria, perché la Terra mi tiene attaccato al pavimento. Anche noi abbiamo una forza di gravità, però la forza di gravità è la più debole forza dell'universo, quindi la forza di attrazione tra me e la persona in fondo alla sala è bassissima. La gravità entra in scena solo adesso, perché prima, quando c'erano cariche elettriche libere, la repulsione elettrostatica annullava la gravità. Perché? Se io prendo due protoni a una certa distanza, carica positiva, si respingono, due cariche positive si respingono, quindi ho una forza repulsiva. La gravità cercherebbe invece di attirarli, perché hanno una massa. Il rapporto tra due forze è questo, un numero. Un 1 seguito da 36 zeri. La gravità è una forza debolissima, che al confronto della repulsione elettrostatica elettromagnetica scompare. Ma c'è un trucco, adesso l'universo è neutro, perché gli elettroni sono appaiati con i nuclei e gli elementi sono neutri, carica zero. A questo punto la gravità inizia a fare il suo corso. E sarà grazie alla gravità che avremo tutti gli altri elementi di cui anche noi siamo fatti. Allora, passa il tempo, 380.000 anni. Questo non è un disegno, è un'immagine presa da un satellite che studia le onde millimetriche della differenza di temperatura dell'universo quando aveva 380.000 anni. Quindi i puntini rossi sono leggermente più caldi e i puntini azzurri sono leggermente più freddi. Parliamo di differenze di millesimi di gradi. Ma queste differenze sono fondamentali. L'universo non è omogeneo. L'universo è disomogeneo, alcune parti sono più calde, altre sono più fredde, che vuol dire che alcune parti sono più dense e altre sono meno dense. Allora, che succede? Immaginate di avere un telino di gomma, sottilissimo, con delle biglie sparse a caso. Allora, la biglia farà una concavità. La concavità attirerà le biglie lì vicine e quindi la concavità col tempo diventa sempre più pesante, più grossa e attira materiale lì vicino. Stessa cosa succede nell'universo primordiale. Abbiamo queste zone che erano leggermente più dense delle altre e cominciano a attirare il materiale nelle vicinanze, quindi le condensazioni aumentano sempre più di profondità. Ma l'universo sta espandendosi, quindi c'è una corsa contro il tempo. La gravità vorrebbe far sì che il materiale si accumuli in queste zone, ma l'universo sta espandendosi e tirando via il materiale. Quindi dopo un po' queste condensazioni si bloccano. Però è grazie al fatto che l'universo all'inizio era disomogeneo che abbiamo adesso delle zone con più materia e zone con meno materia. Eccole qua. Abbiamo delle zone vuote e delle zone piene di roba, quella roba che c'era all'epoca. milioni di anni. Passiamo da 380.000 anni a 200 milioni di anni. È il tempo che si calcola sia servito per arrivare a avere le prime stelle. Prime stelle nessuno le ha viste ancora. È una cosa molto complicata. Abbiamo questo materiale che si è condensato. Per farlo condensare ancora, bisogna raffreddarlo, deve raffreddarsi. Ma per far partire le stelle, deve scaldarsi. Quindi bisogna che prima la parte, diciamo, più generica, più globale, si raffreddi e faccia condensare il materiale. E poi bisogna che il nucleo si scaldi così tanto per dar luce, dar origine alle prime stelle. Vi spiego esattamente adesso cosa voglio dire. Cos'è una stella? Una stella è un oggetto nell'universo che produce energia per conto proprio. Un pianeta non è una stella perché un pianeta vive di luce riflessa. Il Sole è una stella perché produce energia. Per produrre questa energia bisogna che il nucleo della stella abbia una temperatura maggiore di 5 milioni di gradi. L'universo, a questa epoca, aveva una temperatura di meno 200 gradi. Quindi capite il problema?
ho un universo che è a meno di 200 gradi, devo fare in modo che queste prime condensazioni si schiaccino grazie alla gravità in modo tale che il centro di queste condensazioni arrivi ad avere la temperatura di 5 milioni di anni. Ci vuole un po', ci vogliono 200 milioni di anni, ok? E dopo 200 milioni di anni, puff, abbiamo la prima, il primo oggetto che riesce a produrre energia per conto proprio. Come la produce? Problema aperto, nel senso che nessuno l'ha ancora vista questa. Sono così lontane nel tempo, così distanti, che nessuno le ha ancora viste. Sappiamo più o meno come devono essere molto grosse, molto luminose, ma nessuno riesce ancora a vederle perché sono troppo distanti. Cos'è una stella? È un oggetto in perfetto equilibrio tra due forze. Allora, se io sono una stella grossissima, la gravità vorrebbe tirare le parti più esterne verso il centro, la gravità fa quello che deve fare, attira le cose. Però la stella è calda, quindi il gas al centro ha una pressione che vorrebbe invece far espandere la stella. Il raggio della stella è la zona dove le due forze si annullano. Quindi la stella è un perfetto corpo in equilibrio tra la gravità che vorrebbe farla schiacciare e la pressione di radiazione che vorrebbe farla espandere. Questo definisce il raggio della stella. Cos'è che dà l'energia delle stelle? Gli esseri umani ci hanno messo un bel po' a arrivarci. Si è scoperto nel secolo scorso. È uguale a MC quadro. Nelle stelle abbiamo quattro protoni che, grazie a temperatura altissima, vengono convinti a fondersi in un atomo di elio e producono energia. Per essere più precisi, il Sole, che è una stella, ogni secondo converte 600 milioni di tonnellate di idrogeno in 596 milioni di tonnellate di elio. Mancano 4 milioni di tonnellate. Perché? Perché 4 protoni, 4 atomi di idrogeno, pesano un pochino meno di atomo di elio. La differenza viene rilasciata in forma di energia. E uguale mc quadro. Quella m lì che manca diventa energia, è quella che fa brillare il Sole e lo fa vivere per 10 miliardi di anni. Quindi E uguale mc quadro, grazie alla gravità che ha fatto comprimere queste prime condensazioni, ci dà le stelle. Notate la data, sempre il tempo uguale, 100 milioni di anni. Le prime galassie, cos'è una galassia? La galassia è un insieme di stelle, con tutte le stelle, con i loro pianeti, tutto il resto. Quindi abbiamo galassie di vario tipo, abbiamo galassie ellittiche, spirale. In genere una galassia contiene 100 miliardi di stelle. La domanda che ancora non abbiamo, a cui abbiamo ancora risposto è: nascono prima le galassie e poi all'interno delle galassie si accendono le prime stelle, o prima nascono le stelle e poi queste stelle cominciano a aggregarsi in galassie? Non lo sappiamo. Altro problema aperto. Però quindi le prime galassie devono essere nate circa a quell'epoca lì. Difatti la galassia più distante che conosciamo noi, ma la più distante mai osservata, corrisponde a un T di 400 milioni di anni. E quella robetta lì, la vedete? Quel puntino lì? Ecco, questo qua è lo zoom. Questa è la galassia più distante mai osservata. Corrisponde a un'epoca in cui l'universo aveva 400 milioni di anni. A questo punto mi potete chiedere, ma aspetta un attimo, ma tu come fai ad andare indietro nel tempo? Cioè, come fai a osservare una roba che è 13,4 miliardi di anni più indietro di noi? Beh, la risposta è molto semplice. L'universo è una gigantesca macchina del tempo, ovviamente. Perché? Perché l'informazione si sposta con la luce, e la luce ha una velocità, anche se enorme, è finita. Circa 300.000 km al secondo. Siamo sulla Luna, ok? Un secondo siamo sulla Luna. Siamo giù dalla Terra 7,5 volte. Quindi è veramente altissima, però è finita. Cosa vuol dire? Vuol dire che io il Sole lo vedo non com'è adesso, ma com'era 8 minuti fa circa. Se si spegnesse il Sole domani a mezzogiorno, lo sapremmo alle 12,08, perché ci vuole il tempo per la luce per arrivare da noi. Saturno lo vediamo com'era circa 80 minuti prima. Il rover
che è dato su Marte, Perseverance, quando uno deve accendere il motore, non può farlo adesso, sperando che arrivi il segnale in simultanea. No, deve farlo una mezz'ora prima, perché il segnale deve arrivare su Marte e deve accendersi il motore relativo. Quindi queste cose qua già noi le vediamo nel sistema solare. Quando mandi una sonda, devi calcolare il tempo che ci vuole per il segnale tuo per far partire il motore, che deve arrivare su Giove, Marte, Saturno, quello che è. La stella più vicina a noi, Proxima Centauri, è lontana 4 anni e 3 mesi luce. Vuol dire che ancora, se questa stella esplodesse oggi, lo sapremmo fra 4 anni e 3 mesi. E la galassia di Andromeda, che è la più grande galassia spirale vicina a noi, è lontana ben 2,5 milioni di anni luce. Cosa vuol dire? Vuol dire che se avessimo ora un astronomo con un megatelescopio su Andromeda e si guardasse ora, vedrebbe questo. Vedrebbe i nostri antenati, ma non noi, perché vedrebbe la luce che è partita da noi 2,5 milioni di anni fa. Ok, quindi l'universo è una macchina del tempo gigantesca, quindi c'è una corsa per noi astronomi di andare sempre più lontano e quindi sempre più indietro nel tempo, per scoprire cose sempre più in là. Allora, dopo 400 milioni di anni abbiamo galassie, abbiamo stelle, però siamo sempre rimasti a questo universo che è fatto di 3/4 di idrogeno, 1/4 di elio e una spruzzatina di litio, e basta. Quindi da dove che arrivano tutti gli altri elementi? E vi ricordo che noi siamo fatti, ad esempio, al 60% di acqua, e quindi siamo fatti al 65% di ossigeno, 100% di carbonio, 9,5% di idrogeno, azoto, calcio, fosforo. Quindi questi 6 elementi da soli fanno il nostro peso al 98%, praticamente. Quindi 6 elementi danno il 98% del nostro peso. Poi abbiamo un sacco di altri elementi molto meno pesanti, potassio, zolfo, sodio, cloro e altri lì. Ma comunque insomma facciamo fatti di elementi che non sono solo idrogeno, elio, anzi l'elio neanche compare qua, nel nostro corpo non c'entra niente, il litio neanche. Quindi da dove arrivano questi elementi? Allora, arrivano sempre da gravità, da E uguale MC quadro, però devo spiegarvi adesso, arriverò anche i cellulari dopo, c'entrano anche i cellulari nella mia storia, nel bene e nel male. Devo fargli un corso accelerato di evoluzione stellare, fargli capire come siamo arrivati a avere questi elementi. Allora, perché questi elementi vengono creati dalle stelle? Le stelle, come tutto l'universo, non sono eterne, ma nascono, crescono e poi muoiono. Nascono in queste nebulose, questa è la nebulosa di Orione, famosissima penso a tutti gli astrofili qua presenti, che si può vedere anche a occhio nudo, se uno ha una buona vista, col telescopio si vede benissimo. Allora, dove nascono stelle in continuazione? Nella nebulosa di Orione, questa è la cintura, quella di La Spada, insomma, lo conoscete tutti questo. Le stelle però anche evolvono. Perché? Perché vi ricordo che il Sole consuma 600 milioni di tonnellate di idrogeno al secondo. Quindi è come un'auto che dopo un po' che va consuma il carburante e il carburante a un certo punto finisce. E quando finisce il combustibile che succede? Vi ricordo che il raggio della stella era dato da questo equilibrio tra la gravità che vorrebbe far comprimere le stelle e la pressione del gas caldo che vorrebbe farla espandere. Se io spengo la stella e il gas non è più caldo, la gravità fa quello che deve fare. Fa comprimere la stella. La comprime. E la comprime sempre di più. Ma quando uno comprime una cosa, che succede? Si scalda. E scaldandola, iniziano altre reazioni nucleari. Mentre prima bruciavamo l'idrogeno in elio, finiamo l'idrogeno, abbiamo una stella che è piena di elio, adesso iniziamo a bruciare l'elio. Appena inizia a bruciare, la stella si ringalluzzisce, si espande molto più di prima, diventa una gigante rossa, questo è il Sole, bruciando elio in carbonio. Che succede? Allora, prima avevamo 4 protoni che diventavano un atomo di elio. Quindi adesso la stella, adesso ha finito l'idrogeno, piena di elio. Abbiamo la prossima fusione, è questa. 2 atomi di elio si fondono, fanno un atomo di berillio, che si fonde un altro atomo di elio, e fa il carbonio. Quindi alla fine della fiera abbiamo 3 atomi di elio
che diventano un atomo di carbonio. Facile, vero? Sì, più o meno. Mentre prima la temperatura richiesta per convincere quattro protoni a fondersi era di 5 milioni di gradi, adesso sono richiesti 100 milioni di gradi. Perché? Perché prima avevamo quattro protoni, adesso abbiamo 6 da convincere. E la forza repulsiva è molto maggiore. Quindi solo le stelle che riescono a raggiungere queste temperature possono fondere l'elio in carbonio. Le stelle che sono solamente il 40% di massa del Sole non ce la faranno mai. Quindi loro bruciano l'idrogeno in elio e poi basta. Ma poi passa il tempo, finiamo che l'elio. Abbiamo una stella che è piena di carbonio. Allora il carbonio più l'elio fa l'ossigeno, l'ossigeno più l'elio fa il neon, il carbonio fa il magnesio, l'ossigeno fa silicio, il magnesio e il potassio, silicio per altri elementi fa il ferro, avete capito? Più passa il tempo, più si fanno elementi più pesanti, ma ogni giro la temperatura deve aumentare, perché devo convincere elementi che hanno un numero di protoni sempre maggiori a fondersi e a creare elementi più pesanti. Alla fine abbiamo una struttura della stella che è a cipolla, nel senso che abbiamo gli elementi più leggeri all'esterno, della temperatura minore, quindi l'idrogeno all'esterno, poi l'elio, carbonio, e più ci avviciniamo al centro, più abbiamo elementi più pesanti, ossigeno, silicio e ferro. Quindi queste stelle sintetizzano tutti questi elementi. Tra l'altro l'ossigeno che respiriamo è stato creato all'interno di stelle a temperature superiori al miliardo di gradi, perché solo con queste temperature si riesce a convincere gli atomi di carbonio a fondersi e a creare l'ossigeno per noi. Però un conto è crearli questi elementi, ma però dopo devono anche essere rilasciati nello spazio, perché vengano sui pianeti, sulle stelle, perché poi possiamo usarli anche noi. E questo richiede che le stelle prima nascano, poi evolvono e poi muoiono. Questa è una supernova. La stella che ha passato tutti questi miliardi di anni a generare elementi sempre più pesanti, a un certo punto arriva al bivio. Nel senso che fino che si fondeva gli elementi fino al ferro, si produceva energia. E la stella riusciva a battere la gravità. Dal ferro in su la fusione richiede energia, per cui la stella cerca di mantenere il suo raggio, ma più passa il tempo e più la fusione di elementi richiede energia, il nucleo della stella si collassa completamente, rimbalza, esplode e forma queste bellissime resti supernova. Questa è una stella che è esplosa dopo aver sintetizzato tutti questi elementi e li ributta nello spazio per essere usati da altre stelle. Questa è un'altra immagine di una bellissima stella di supernova, che è un'immagine di raggi X dove ogni colore corrisponde a un elemento diverso. Il rosso è il silicio, il giallo è il zolfo, il verde è il calcio, il porpora è il ferro. Vediamo con i nostri occhi gli elementi che vengono buttati nello spazio dalle stelle che li hanno sintetizzati. Ok? Quindi proprio è un'immagine visiva del fatto che queste stelle non solo le sintetizzano gli elementi, ma poi le ributtano nello spazio per essere riutilizzate da altre stelle. Cosa rimane alla fine? Perché il nucleo, ho detto che si contrae, rimbalza, esplode. Rimane qualcosina al centro. Allora, se quello che rimane al centro ha una massa minore di 2 masse solari, e vi ricordo che il Sole ha una massa di 2 seguito da 30 zeri chilogrammi, noi usiamo per le masse, in astronomia usiamo la massa del Sole come standard, ok? Una massa solare, 100 masse solari, 1 milione di masse solari, la massa del Sole è 2 seguito da 30 zeri in chilogrammi. Se quello che rimane al centro, dopo questa esplosione, ha una massa minore di 2 volte la massa del Sole, si forma una stella di neutroni. Che spiegherò fra un attimo. Se invece la massa è maggiore 2 volte la massa del Sole, la gravità non ha niente che la fermi.
continua a schiacciare l'oggetto, che già diventa un buco nero e scompare dal nostro universo completamente. Non parlo di buchi neri perché non c'entra la nostra storia, alla fine se avete domande posso parlarne dopo, ma il punto che rimane fondamentale è questo, che se quello che rimane al centro di questa esplosione ha una massa minore di 2 volte la massa del Sole, abbiamo le stelle di neutroni che sono fondamentali per elementi ancora più pesanti di quelli fatti alle supernove. Cos'è la stella di neutroni? Allora, ricordate che gli elementi, abbiamo protoni e neutroni al centro, elettroni che girano in questa nuvoletta attorno. Quando il nucleo della supernova collassa, gli elettroni vengono schiacciati contro i protoni. E se io prendo un elettrone e lo fondo con un protone, cosa produco? Neutroni e un neutrino. Quindi il messaggio è che il nucleo di questa stella che è esplosa non è più fatto di protoni, neutroni e di elettroni, elementi vari, ma è fatto solamente di neutroni, perché la densità è così alta che io ho schiacciato gli elementi in modo tale che gli elettroni sono fusi con i protoni e hanno creato un neutrone. Questi neutroni, tutti schiacciati uno con l'altro, sono loro che riescono a dire alla gravità: fermati, io rimango così. Riescono a opporsi alla gravità, e la stella dei neutroni è una roba densissima che riesce però a rimanere ancora lì a battere la gravità. Densissima vuol dire che un cubetto di lato 1 centimetro pesa 1 miliardo di chilogrammi. Un cubetto di lato 3 centimetri pesa come tutti gli esseri umani della Terra messi assieme. Quindi è una densità incredibile, è un oggetto più denso di un nucleo atomico, ok? Densissimo. Perché è importante per noi? Questa è una scoperta molto recente. Allora, le supernove, in questa parossistica creazione di elementi che hanno alla fine, riescono ad arrivare solamente nella tavola periodica fino a rubidio, circa. Però c'è un sacco di roba dopo. C'è l'argento, c'è l'oro, c'è il piombo, c'è lo iodio, che per un attimo vi spiegherò perché. C'è un sacco di altri elementi. E fino a poco tempo fa non si capiva di dove cavolo venissero fuori questi elementi, visto che supernove riescono ad arrivare fino a rubidio. La risposta è in arancione, quindi allora, supernove fanno gli elementi in verdino, vedete, azzurrino, quindi vedete, arrivano circa fino al rubidio. Mentre in arancione, vedete che il grosso degli elementi più pesanti viene fatto dalla fusione di 2 stelle di neutroni. Com'è possibile? E poi, più che altro, cosa interessa a noi? Beh, e ripeto, prendiamo lo iodio, numero atomico 53. Senza lo iodio è fondamentale per la nostra crescita. Quindi senza le stelle di neutroni che si fondono, non potremo crescere. E poi abbiamo elementi tipo l'argento, l'oro, piombo, mercurio. Tutti gli elementi più pesanti del rubidio vengono creati, molto probabilmente, dalla fusione di stelle di neutroni. Qua ho scritto problema quasi risolto. Perché? Perché non tutti sono d'accordo, alcuni dicono ma non è chiarissimo, però diciamo che la maggioranza degli astrofisici ritiene a questo punto che le supernove riescono ad arrivare fino al rubidio e da lì in poi starebbero le stelle di neutroni. Ma come fanno? Abbiamo 2 stelle di neutroni che ruotano che ruotano una vicino all'altra, che ruotano uno attorno all'altro, fatte di neutroni, pian pianino cominciano a spiraleggiare una verso l'altra, si fondono, esplodono e in questa esplosione incredibile creano tutti gli elementi più pesanti. Come lo fanno? Lo faccio vedere con un filmino, ma non un filmino qualunque. È una simulazione fatta da dei colleghi, questa viene da una rivista astrofisica, l'ho preso proprio a paro paro, pubblicato nel 2006, prima che si scoprissero queste cose.
fa vedere in questo filmino come si può arrivare. Questo è il numero di protoni che determina l'elemento, questo è il numero di neutroni. Si parte da un nucleo di supernova che ha elementi non troppo pesanti, quindi il numero di protoni arriva fino a qua, e in pochissimo tempo, in 40 secondi, guardate il numero di protoni che aumenta, guardatelo, vedete tutti quei pallini azzurri, gli elementi vengono creati molto più pesanti, sempre di più, sempre di più, sempre di più, radioattivi, decadono, zac, arriviamo fino al piombo. Il piombo non c'era prima. Due stelle di neutroni, la fisica ci dimostra qui che due stelle di neutroni, quel poco ferro e altri elementi che erano rimasti, riescono in 40 secondi, a temperatura di circa un miliardo di gradi, a creare tutti gli elementi più pesanti del rubino. La fisica ce lo fa vedere con questa simulazione. Allora, il cellulare, perché il cellulare è importante? Questa è la tavola periodica degli elementi, dove vediamo gli elementi in un cellulare. C'è un sacco di roba, come vedete, un sacco di roba oltre il rubidio, tantissimi elementi, terre rare e così via. E la maggior parte di questi elementi, dal rubidio in su, vengono fatte dalle stelle di neutroni. Quindi senza la fusione di stelle di neutroni non avremmo neanche i cellulari. Questo potremmo discutere se è un bene o un male, ma comunque, ricordate la prossima volta che usate il cellulare, senza questa esplosione incredibile e questa fusione di elementi, non potremmo neanche avere l'oggetto che usiamo ormai ogni giorno. Ma a noi interessa di più il fatto che elementi tipo lo iodio sono creati da stelle di neutroni. Allora, il tempo adesso è molto molto avanzato, siamo passati a 9,3 miliardi di anni. Che succede? Nasce una stella speciale in una galassia spirale, più o meno medio grossa, a tre quarti dal centro, nasce il Sole, in un braccio di spirale, eccolo lì. Queste sono le zone più vicine al nostro Sole. Allora, come si forma il sistema solare? Questo è un argomento complicatissimo che vi riassumo in una trasparenza, ma è un problema aperto anche questo. L'idea prevalente è questa. Abbiamo una nuvola di materiale che era lì, che ruotava un pochino. Lì vicino scoppia una supernova, vicino, in termini astronomici. Questa supernova arriva l'onda d'urto a questa nuvola e la comincia a far girare un po' più veloce. Questa nuvola comincia a collassare su se stessa, al centro si forma, dove c'è la più roba, si forma questo sole primordiale, attorno in questo disco si formano i pianeti. Come fa questa nuvola che ruotava pochissimo a poi arrivare a ruotare in modo che si formano i pianeti che ruotano molto veloce attorno al sole? È il principio della conservazione del momento angolare. Questa è una pattinatrice che pattina con le braccia aperte, poi le chiude e aumenta e gira molto veloce. Stesso con la nostra nebulosa iniziale. Era di una certa dimensione, ruotava molto lentamente, viene compressa e inizia a ruotare molto più velocemente. Quindi abbiamo questa compressione, si forma il Sole, i pianeti iniziano a spazzare via con le orbite il disco e alla fine abbiamo quello che stiamo sognando adesso. L'ho fatta molto semplice, ok? Queste sono immagini vere, fatte con ALMA, che è uno degli strumenti che usiamo noi all'ESO, è un radiotelescopio, di sistemi solari in formazione. Queste righe che vedete, tipo i dischi di un 33 giri, sono pianeti in formazione che stanno spazzando l'orbita e raccattando materiale e stanno formandosi adesso, mentre li osserviamo noi. Ripeto, ve l'ho fatta molto semplice, perché questo qua ancora non si è capito bene come si è formato il sistema solare. È una cosa molto complessa e un problema ancora aperto da discutere. Quindi, passa il tempo, il sistema solare si sistema, abbiamo il Sole con i nostri 8 pianeti. All'inizio il sistema solare era molto, molto, diciamo, caotico. Si presume, si pensa, anzi si è quasi certi che la Luna sia formata perché un corpo delle dimensioni di Marte si è scontrato con la Terra, ne è staccato un pezzo e ha formato appunto il satellite che è la Luna, ma insomma alla fine dopodiché la cosa si stabilizza e abbiamo un sistema solare abbastanza stabile.
però in una galassia di Andromeda tipo ci sono mille miliardi di stelle. Nella nostra galassia ci sono circa 400 miliardi di stelle. Se ogni stella avesse 10 pianeti, stiamo parlando di un numero di pianeti assurdo. E abbiamo circa 2.000 miliardi di galassie nell'universo. Quindi se uno fa un po' di calcoli, è un po' il numero di pianeti assurdo. Ma esistono questi pianeti o no? Allora, quando andavo all'università io, anzi un po' dopo, anzi, fino al 95, noi conoscevamo 9 pianeti nell'universo. Perché all'epoca Plutone era un pianeta. 9 pianeti. E c'era gente che diceva, no, il nostro sistema solare è unico nell'universo, non esistono altri pianeti, è troppo complicata la cosa. Da allora è cambiato tutto. Allora, in questo grafico vi faccio vedere. Iniziamo con il sistema solare. La massa del pianeta relativa a Giove, quindi Giove vale 1 qui, la Terra vale meno di un centesimo. Qui c'è la distanza dalla stella relativa alla Terra, quindi la Terra vale 1. Unità astronomica, il Sole è qua. Quindi il sistema solare vedete che ha due gruppi di pianeti. Io tiro due righe, ho i pianeti piccoli e vicini e ho i pianeti grossi e lontani. Questo filmino che è dovuto essere fatto da un collega vi farà vedere, si fa apparire su questo grafico tutti i pianeti scoperti dal 95 in poi, quando si scoprì il primo pianeta che orbitava attorno a un'altra stella. Osservate la data là sopra e i puntini che arrivano sul grafico. Più passa il tempo, più abbiamo pianeti. E come vedete vanno più o meno in quella zona. Tanti, no? Si pensava che il nostro sistema solare fosse unico nell'universo. Siamo arrivati a avere circa 4.800 pianeti noti che ruotano attorno ad altre stelle. Quindi i messaggi di questo grafico sono due messaggi. Il primo è che abbiamo un sacco di pianeti in altri sistemi solari. Il secondo è che il sistema solare sembra molto strano, perché qua abbiamo un sacco di pianeti grossi e vicini alla stella che non ci sono nel sistema solare. Quindi il messaggio è che non è molto tipico del sistema solare. Ci sono sistemi solari molto molto diversi dal nostro che hanno pianeti grossi e vicini alla stella. Questa scoperta del primo pianeta, scusate, prima c'è questa immagine che viene da un graphic designer che si è messo a immaginare, usando i raggi, le masse, le temperature di questi pianeti, ha fatto un poster e si è immaginato come potessero essere, che secondo me è bellissimo, fa vedere la varietà, pianeti grossi, caldi, freddi, piccoli e così via. Questa scoperta del primo pianeta extrasolare ha guadagnato il premio Nobel ai due astronomi che conosco, lavorano con noi all'ESO, Michel Mayor e Diekelo. Lui era il suo studente all'epoca, un telescopietto in Francia, hanno scoperto il primo pianeta che ruotava attorno a una stella che non fosse il Sole. Ha preso il Nobel nel 2019. Allora, la domanda che mi fanno sempre quando parlo di pianeti è la vita nell'universo, c'è vita intelligente, gli alieni e così via. Allora, noi per cercare di rispondere a queste domande siamo inventati questa cosa che si chiama la zona abitabile. Cos'è la zona abitabile? È la zona attorno a una stella dove può esserci l'acqua liquida. Direte, ma perché? Beh, perché conosciamo un esempio di vita noi, la nostra, e la nostra vita richiede, ha bisogno dell'acqua. Quindi decidiamo, ok, questa qua è una stella, tipo il Sole, questa è la massa della stella, il Sole è massa 1 in questo grafico, questa è la distanza alla stella. Nel caso del sistema solare, che è là sopra, questo è Mercurio, Venere, Marte, Terra, Giove, la zona abitabile va da Venere circa fino a Marte, ok? La Terra è più o meno dentro. Se la stella è più piccola e meno calda, la zona abitabile si sposta ovviamente più vicino. Quindi qui ci sono 4 pianeti scoperti attorno a questa stella, che si chiama Gliese 581, e uno di questi 4 vedete che è quasi nella zona abitabile. Quindi per noi astronomi scoprire i pianeti nella zona abitabile è una cosa molto interessante, perché vuol dire che potenzialmente può esserci vita, ovviamente. E in questo grafico i pianeti veri scoperti tra la riga rossa e quella blu sono tutti nella zona abitabile della loro stella. Quindi abbiamo scoperto tantissimi pianeti
che sono nella zona abitabile della loro stella. Anzi, dirò di più, che circa una stella su 10 nella nostra galassia ha un pianeta simile alla Terra, vuol dire che ha la massa simile alla Terra, il raggio simile, e è nella zona abitabile, che non è male. Vi ricordo che la nostra galassia contiene circa 400 miliardi di stelle, quindi diviso per 10 sono 40 miliardi di stelle, di pianeti simili alla Terra, nella nostra galassia, che non è poco, zona abitabile. Però abitabile non basta, ovviamente, perché Venere è quasi nella zona abitabile del nostro sistema solare, ma questa è un'immagine di Venere dallo spazio, da una sonda, e non si vede niente perché ha un'atmosfera spessissima, con il radar si vede un terreno non molto diciamo abitabile. La temperatura di Venere, come sapete benissimo, penso, è di 450 gradi, un'atmosfera di CO2, c'è cioè un effetto serra al cubo, e una pressione di 93 atmosfere, che vuol dire che il piombo su Venere è liquido. Però sappiamo che 3 miliardi di anni fa c'era acqua, c'erano gli oceani su Venere. Ok? Marte è nella zona abitabile. Marte è un po' meglio, dai. Temperature medie di meno 80, si arriva anche allo zero, all'equatore, e c'era l'acqua. Ormai lo sappiamo. Questa è un'immagine da satellite, insomma, questo qua è un fiume in secca. Perseverance, questa sonda, l'ultima sonda, questo rover che va su Marte, un mese fa abbiamo fatto un seminario, il Project Scientist di Perseverance, ho fatto vedere delle immagini bellissime. Su Marte c'erano oceani, c'erano laghi, c'erano acqua, e non c'è più. 3 miliardi di anni fa, circa. Perché? Abbiamo delle idee. Allora, il Sole spara fuori un sacco di particelle cariche, il vento solare. La nostra Terra, piccolina lì, ha un campo magnetico. Che vuol dire che le particelle vengono schermate, cioè questo campo magnetico scherma le particelle. Marte non ce l'ha. Vuol dire che quando tu hai un'atmosfera e vieni bombardato da queste particelle, col tempo l'atmosfera evapora. Evapora l'atmosfera, evapora anche l'acqua, e tu passi da avere i fiumi, gli oceani, i laghi, a essere come sei Marte adesso. Un pianeta rosso perché appunto c'è sabbia, diciamo, ossidata da il ferro che ha ossidato. Si vede il ferro nella sabbia perché è stato ossidato, da quel poco che c'è rimasto. Problema aperto perché, ripeto, ancora non è chiaro cosa serve per essere abitati e non abitabili. Sembra che la Luna abbia un effetto molto importante sulla stabilizzazione della Terra, sembra che Giove abbia schermato le parti centrali del sistema solare e abbia evitato che altri pianeti grossi potessero entrare e distruggere. Insomma, non è chiaro, comunque è un problema aperto, ma il fatto rimane che la Terra e Marte sono quasi gemelli. Uno ha la vita e l'altro no, praticamente. Questa è una cosa chiara. Allora, io avrei ancora 7 trasparenze sul futuro. Vi avevo promesso di portarvi la Big Bang ai pianeti. Allora, se volete possiamo chiudere qua, io clicco lì sopra e passo alla fine. Se volete sentirvi altri invece il futuro, vicino o anche lontano, alzate di mano, chi vuole continuare? Ok, continuo, benissimo. Mi sembrava gentile chiederlo. Allora, il futuro, prossimo. Prossimo per me vuol dire fra 1,1 miliardi di anni. Allora, questa qua è la luminosità del Sole, la curva rossa. Noi siamo qua. Vedete che sta aumentando? Il Sole aumenta di luminosità. Di quanto? 1% di aumento ogni 110 milioni di anni. Vedete voi, ma vabbè, cosa me ne frega. E un pochino ci interessa perché fra 1,1 miliardi di anni l'acqua sulla Terra sarà evaporata completamente, non ci sarà più una goccia d'acqua, tutti gli oceani saranno evaporati del tutto e la Terra sarà molto diciamo secca e asciutta così. Ma c'è di peggio, fra 5 miliardi di anni il Sole finisce il carburante, finisce l'idrogeno. E cosa fa? Vi ricordate? Finisce l'idrogeno, si comprime, si spegne, si comprime, si scalda, iniziano le nuove reazioni nucleari, diventa gigante rossa e i poveri pianeti che erano nelle vicinanze vengono distrutti. La Terra sembra che sarà lì, non è chiaro,
perché Mercurio e Venere sono andati, la Terra, e non è chiaro dove arriverà il Sole, comunque insomma non sarà un bel posto a essere lì. Però che fa il Sole dopo l'espansione? Prima dicevo delle supernove che creano gli elementi e così via, che muoiono con un bel bang. Quella fine delle stelle è riservata solamente alle stelle più massicce, le più massicce che hanno una massa maggiore di 8 volte quella del Sole, che sono l'1% di tutte le stelle della galassia. Il 99% delle stelle muore come morirà il Sole, in maniera molto più tranquilla. Finita la fase di gigante rossa, finisce l'elio, la stella si spegne e vorrebbe cercare di iniziare a bruciare il carbonio, ma non ce la fa, perché la massa non è abbastanza, e la massa è troppo piccola, che vuol dire che la forza di gravità non è abbastanza per far aumentare la temperatura ai temperature necessarie per fondere il carbonio. E cosa fa la stella allora, poveretta? E butta nello spazio metà del materiale di cui è fatta, e forma queste cose bellissime che si chiamano nebulose planetarie, e rimane questo affarino qui, questa nana bianca al centro, che si spegne molto lentamente. Quindi la maggior parte delle stelle della galassia, 99%, moriranno come il Sole. In questo modo